Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi registro il tanto atteso What's on my iPhone. Finalmente vi mostro cosa ho messo all'interno del mio nuovo gioiellino. Infatti questo qua è un iPhone XS Max. Come vedete colorazione dorata da 256 GB. Ci ho messo un po' ad abituarmi, soprattutto per la questione no tastino, ma alla fine è comodissimo. Mi trovo benissimo, il migliore che io abbia mai provato finora, onestamente. Soprattutto che mi ha lasciato sconvolto volte la batteria dura tantissimo, davvero tantissimo. Anche se state tipo col 2% di batteria, vi dura un'altra ora, quindi è fantastico. Detto ciò, passiamo a vedere cosa c'è all'interno. Spero che il video vi piaccia. Se avete qualche applicazione da consigliarmi, come sempre, qua sotto scrivetemi tutto. Veste un po' più intellettuale per fare il What's on my iPhone. Quindi vi faccio appunto vedere cosa troviamo sul mio telefono. Prima barra sono le classiche applicazioni, quindi Safari, fotocamera, foto e messaggi. Poi abbiamo calendario, note, il meteo, che non è quello originale ma l'ho riscaricato perché mi trovo meglio. E nella cartella non utile abbiamo le mail, bussola, suggerimenti, memo vocali, trovo amici, pages, iMovie, Keynote, GarageBand, watch, podcast, numbers, iTunes U, casa, borsa, salute, promemoria, file, video, wallet, iTunes Store, meteo, libri, musica e clip. Sono un po' quelle che utilizzo di meno. Poi nella cartella navigatori, che invece utilizzo molto perché io dovete sapere che in macchina proprio con le strade non si può fare, quindi ho sempre bisogno di un aiutino, e appunto ho mappe e Google Maps. Google Maps lo preferisco a piedi e mappe invece in macchina. Poi abbiamo orologio, che utilizzo principalmente come sveglia, e cronometro quando faccio l'uovo bollito molto semplice. Poi Apple Store, impostazioni, e poi abbiamo queste tre che sono collegate alle mie carte, conti eccetera, quindi PayPal, PostPay, PostID. Poi questo è My3, poi Google e Metro, che è una nuova funzione che onestamente sposterò molto presto in non utile perché non misura molto bene, però sarebbe stata una svolta. Poi qua sotto invece troviamo quelli che utilizzo maggiormente e che mi servono come comandi rapidi, quindi telefono, Instagram, vi mostro anche il mio profilo perché se ancora non mi seguite, male, che è appunto Ila0203. Adesso non si carica perché ho tolto internet per non farmi arrivare i messaggi durante il video. Comunque carico un sacco di cose, i miei look eccetera, soprattutto le stories, ragazze, faccio tante stories, tante. Poi WhatsApp e questo qui che si chiama TD Downloader, dove ci scarico la musica. Infatti vedete, c'è la mia cartella con tutte le mie canzoncine, si scaricano da YouTube molto facilmente e avete tutto. Prima di passare alla seconda schermata, mi chiederete sicuramente gli sfondi dove li prendo, e generalmente o da WeHeartIt o da Pinterest, semplice semplice. Poi seconda schermata, prima cartella utile. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che io prima suddividevo tutto in cartelle, mentre adesso soltanto alcune categorie le ho nelle cartelle e le altre le tengo libere, e devo dire che mi ci trovo meglio. Quindi nella cartella utile abbiamo My Mail, calcolatrice, contatti, FaceTime, Currency per il cambio della valuta, è molto bello perché è aggiornato al cambio attuale. Poi traduttore, Dropbox, spazio, libero mail, trova iPhone e Photo Vault. Poi cartella Photo & Co. Ho Retrica, Typic, Visco Cam, Ova, Facetune, Makeup Plus, Moldive, Boomerang, Kira Kira Plus, Bitmoji, Photo Mirror, Retouch, Stories, High Type, InShot, Unfold, Snow, Pixaloop. Quelli che utilizzo maggiormente e che mi vengono sempre richieste, anche se io l'ho già fatto un video come modifico le mie foto, sono Visco Cam, che è questa qui, infatti come vedete ce ne sono tantissime. Questa qui serve principalmente per gli effetti, luce, contrasti, temperature eccetera, e Facetune, dove invece a volte se faccio un look lo rendo un pochino più vibrante, cose così. Un'altra che utilizzo molto è Retouch, questa qui è a pagamento, e vi faccio un esempio con questa foto che avevo fatto a Piazza di Spagna. Praticamente se cliccate su rimozione oggetti o riparazione rapida vi toglie il soggetto o qualcosa magari che disturba la foto. Vabbè, in questo caso è una cosa bella grande, quindi sgrana un pochino la parte dietro, ma se non c'è nulla vi viene perfetto, cioè come se non ci fosse mai stato quella cosa. Poi l'applicazione trasporti, abbiamo Roma Bus, Uber, Moovit, My Angel e My Groupama, che sono l'assicurazione della macchina. Poi cartella giochi, io devo dire che non gioco molto al telefono, però ne ho uno che dopo ve lo faccio vedere, che se ancora non conoscete siete pazzi. Comunque non è qua dentro perché
mi serve rapido quello, quindi ve lo faccio vedere dopo. Questa invece sono i classici: Candy Crush, Subway Surf, Crossy Road, che probabilmente è il mio preferito. Non è troppo impegnativo, capite? Quindi anche se dovete aspettare 2-3 minuti, questo ci potete giocare. Poi Dumb's Way to Die, Sky Burger, Pocket Camp, che sarebbe Animal Crossing, Bubble Witch 3, Ten Ten Block, Laps World 3 e Sandbox, che è un altro dei miei preferiti, quello dove devi colorare i pixel. Ed ora cominciamo con le varie applicazioni che tengo appunto così libere, anche se ho cercato di suddividerle comunque per tipologia. Quindi per prima abbiamo i canali di divisione video, che sarebbero Netflix e YouTube. Poi abbiamo questo, che è soltanto per i creators, quindi è YouTube Studio. Mi fanno vedere i guadagni, quanto hanno guardato i video e tutti questi dati statistici. Poi Snapchat, che ormai non utilizzo più tanto, ma giusto per gli effetti. Vediamo se oggi ce n'è qualcuno di interessante. Questo è carino, questo è molto carino. Questo è un po' così, sembra un po' strabica. Oh, questo è pazzesco, io adoro Halloween. Poi abbiamo Facebook, gestore delle pagine, che ormai Facebook è andato un po' così a svanire, almeno per quanto mi riguarda. Stessa cosa Messenger. Poi abbiamo Twitter, Repost, Weightdrops, che utilizzavo appunto nel periodo in cui mi sono operata per segnare quanto perdevo a settimana, molto molto buona. Poi WeHeartIt e Pinterest, che vi dicevo prima, e Wallpapers, però non la utilizzo più di tanto perché non ha proprio sfondi troppo tumblerosi come piacciono a me. Poi Shazam, che rimane una forse delle applicazioni più utili sulla faccia della terra. Angolo Testi, questo vabbè, per i testi delle canzoni. Around Me, per cercare qualcosa intorno, tipo ti dice magari un bar oppure il benzinaio o qualsiasi cosa. Big Day, classico per contare i giorni. Io vediamo cosa ci ho messo perché non me lo ricordo, sicuramente il mio compleanno. Ok, eccolo qui. 188 giorni e miei 21 anni. E poi sarò maggiorenne in tutto il mondo, yeah. Poi 36 giorni per Londra, ragazzi, questo è figo. E 174 per Parigi, tra l'altro guardate che foto pazzesca. Ok. Poi applicazione terremoto, perché sono un po' fissata. Sky Scanner, che forse la elimino perché non serve a nulla praticamente. TripAdvisor invece è molto utile, perché anche qui sono fissata, io devo sapere sempre dove vado, cosa si mangia, come si sono trovate le persone, quindi mi leggo sempre tutto. Poi queste invece sono applicazioni di vendita e compravendita, quindi subito.it, AliExpress, Wish, Depop. Se volete seguirmi tra l'altro su Depop, vi faccio vedere come mi chiamo, perché ogni tanto ci metto in vendita qualcosa che magari non utilizzo più. Non c'è connessione, ma mi chiamo Ila Makeup trattino basso official 02. Poi Amazon, eBay, che rimarranno sempre le mie preferite. Octoly invece è quell'applicazione dove ci prendo le cosettine ogni tanto di make-up, nuove uscite, eccetera. Apple Store, Ticket One, Nonna Mobile, Peachrake, che è per segnare il ciclo, tutte noi signorine. Questa è una delle poche con cui mi sono trovata bene. Genius Can, Sing Now, Easy Sinner. Queste qua sono cose che mi servono per contratti, documenti, eccetera. Poi abbiamo l'applicazione degli astri di Paolo Fox. Qualche anno fa era la prima cosa che guardavo quando mi svegliavo, perché ci prendeva sempre, però da quando ho visto che ci prendeva troppo ho iniziato a accantonarlo. Infatti adesso se lo leggo la sera, così non mi condiziona tipo la giornata. Poi la mia applicazione del cinema dove vado, che è The Space, e qui abbiamo quelle della TV praticamente: Mediaset Play, Mediaset Fun e Dplay. Poi abbiamo IKEA Store, e qui le due applicazioni più famose penso di tutto il web: Todo Movies e TV Time. Allora, a Todo Movies molti mi hanno chiesto nel video dove vi consigliavo i film e le serie TV perché non ci potessero vedere i film, visto che io avevo detto che era l'applicazione per i film, ma in realtà inteso come voi potete segnare quelli da vedere, vedete ci sono le due liste, e da vedere potete aggiungere quelli da vedere, quelli visti che avete visto, semplice, ma non ci potete guardare i film. TV Time stessa cosa, vi segnate le serie e gli episodi che avete visto, così non vi sbagliate, ma non ci potete guardare le serie TV purtroppo, aggiungerei. Poi Super Guida TV e Guida TV, semplicemente ogni tanto ci cerco, magari sto fuori casa, devo vedere se la sera stessa c'è qualcosa di interessante, così. Poi una delle mie preferite, 21 Buttons, vediamo se mi si apre anche senza connessione il profilo, no. Comunque di questo trovate sempre il nickname giù nell'info box. Una delle mie applicazioni preferite, super scoperta dell'anno: taggate i vostri capi, se qualcuno compra dal bottoncino ricevete una percentuale, possono farlo tutti ed è fighissimo. Io seguo un sacco di persone, ho comprato un botto di roba. Poi Just Eat,
McDonald's, Burger King. Questa è la mia parte da cicciottella, penso lo conosciate un po' tutti. Poi Zooplus è un'applicazione di un sito internet che vende tutte cose per animali a dei prezzi super vantaggiosi. Infatti se avete tanti animali o animali particolari, qua vendono davvero un sacco di cose. Poi Kiko, che ormai posso pure eliminarla, però vabbè. Sephora, Beautylish, Makiyaya. Queste sono le tre applicazioni, anzi quattro se vogliamo aggiungere Kiko, di makeup. Poi le mie preferite degli abbigliamento, quindi ASOS, Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Mango. Da poco mi sto appassionando anche a Zalando, che comunque è tipo ASOS, ha un po' di marchi vari. Shein, Pandora, che posso anche eliminare perché ormai non lo uso più. Questa qui è una delle applicazioni invece che io utilizzo più di tutte quando sto all'estero, perché io adoro vedere quanti passi faccio, i chilometri, così. E questa appunto vi conta queste cose, si chiama Steps. Adesso io ve la apro, ma sappiate che oggi sono stata a casa, quindi ho fatto 49 passi. Però vedete, ad esempio ieri 5,6 km, una bella camminata, vi dice le calorie, i passi, eccetera. Poi questo è un altro dei miei shop preferiti da super nerd, M-Shop, dove ci compro i Funko Pop, tutte queste cose di merchandising. Stowcard invece vi salva le carte fedeltà dei negozi e cose così. Kimoji, vabbè, sono le emoji di Kim Kardashian, una cosa un po' trash. Lele Lab. E qui invece ne abbiamo altre un po' varie, devo dire. Da qui in poi il mio criterio di giudizio si è un po' disperso. Quindi abbiamo 8mm, che è un'applicazione fighissima per fare i video, tipo tutti fighi, vi aggiunge tutto quell'effetto tipo un po' vintage. Poi Mac Wallet, che in realtà l'ho scaricata perché era vicino a McDonald's, ma non capivo per cosa servisse, ed è tipo una carta di credito solo utilizzabile nel McDonald's, voi ci caricate i soldi e pagate con questa, non serve al molto, infatti eliminerò anche questa. E voi direte, perché non farlo prima di questo video? Perché no, voglio condividere con voi queste mie riflessioni. Poi Expedia, che è sicuramente il mio ente di viaggi preferito, ci trovo sempre un sacco di offerte, quasi tutti i miei viaggi in Europa, almeno quelli che posso fare da sola, li faccio qui. Poi Airbnb, che è quello per affittare le case in giro per il mondo. Prime Video, perché io ho Amazon Prime, c'è collegato Prime Video, ci sono dei filmetti in realtà un po' vecchi, però alcuni sono carini, quindi l'ho scaricato. Google Heart. Poi abbiamo Snaps, che utilizzavo qualche tempo fa per catalogare tipo i rossetti o i Funko Pop, condividere le mie collezioni con voi. Poi questa è l'applicazione magnifica che vi dicevo prima per giocare, che è Harry Potter. Raga, questo è un gioco ciao, anche se non siete appassionati di Harry Potter, ma se lo siete è ancora meglio. Potete creare il vostro personaggio, scegliere la vostra casa, io logicamente Serpio Verde, ragazzi, ed è super super figo. Moltissime persone all'inizio ci giocavano con entusiasmo appena uscito, io ci gioco ancora con entusiasmo. Poi qui abbiamo, vabbè, l'applicazione dei Direct, IGTV, che ci ho caricato un video una volta e poi basta, dovrei mettermi più sotto in realtà. Poi Skygo, Trenitalia, Foreo, Uji, questa qui fa sempre l'effetto un po' vintage però sulle foto. Poi Glovo, che utilizzo solo quando sto a Milano, però ci vado spesso per lavoro, quindi a volte magari capita. Qui abbiamo Snapseed, che ho visto da Paola Turani addirittura, che lei ci modifica le foto, e in realtà la sto ancora capendo come applicazione, però ha delle funzionalità fighe in effetti. Poi vabbè, queste due mi servono per scaricare le foto dalla macchinetta e dalla Canon, questa qui che sto usando, quindi Samsung Smart e Camera Connection. Poi questa qui l'ho scaricata da poco, si chiama LifeSum. All'inizio vi fa compilare tutti dei dati per sapere se volete perdere peso oppure acquisirlo oppure mantenere quello che avete, in base a quello vi dice quante calorie dovrete mangiare in tutto il giorno, e poi vi fa inserire appunto cosa mangiate, acqua che bevete, e più ci sono tante ricettine carine. Poi questa è un'altra applicazione top per noi collezionisti di Funko Pop, e si chiama Stashpedia. Praticamente vi cataloga, adesso non mi carica le immagini perché non ho la connessione, però vedete, questo è il mio profilo, Illa0203, non fate caso ai prezzi che mette perché quelli sono sfalsati, però vi dice quanti pezzi avete, io ne ho quasi 200, che meraviglia, e poi potete metterli per categoria, così non comprate doppioni e vi segnate appunto la vostra collezione. In più potete fare anche la wishlist, è cosa molto comoda per scansionare ogni pop e non sbagliarvi magari con il Chase o altri modelli. C'è la funzione barcode, quindi vi scansionate il codice a barre ed è una figata. Poi queste due applicazioni sono per calcolare
calcolare le percentuali nel periodo dei saldi. Oppure adesso che ho scaricato e che sono diventata una makeup artist, ho la tessera di sconti per varie cose, per vari siti, vari negozi, quindi ci calcolo lo sconto, molto semplice. Forse mi piace di più On Sale perché è più intuitiva. Poi Welling, British Airways, uno ci devo partire a Londra e uno a Parigi, quindi me le so scaricate per vedere i voli, fare il check-in online, eccetera. Citymapper l'ho scaricato recentemente perché mi è stata consigliata da una di voi che vive a Londra, se non sbaglio, la saluto se nel caso sta guardando, e appunto è utile per le mappe, per mentre sei in giro, e mi pare ci sia anche quella della metro. Poi questa è un'altra applicazione, ragazzi, top, ormai ve l'ho fatto una testa tanta, e si chiama Yap. Poi abbiamo Vodafone TV, Facetune 2, in realtà l'ho scaricata da poco perché mi interessava la funzione sfondi, ma ho visto che sta nella sezione premium, insomma cavoli e cose varie, quindi sto valutando. E ultima, che ha consigliato l'altro giorno Giulia Dell'Ellis, si chiama Kunicam, e lei la utilizza per aggiungere quell'effetto tipo polvere sulle foto, quell'effetto un po' così sgranato con i pallini, e mi piaceva un sacco, quindi la volevo provare. Quindi that's it, queste sono tutte le applicazioni. Quindi queste erano tutte le applicazioni che ho all'interno del mio telefono. Spero possiate trovare qualche spunto, qualche applicazione carina. Io leggerò sicuramente i vostri consigli qua sotto. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!